Buonasera, oggi 9 luglio 1995 è terminata l'escursione che abbiamo iniziato ieri dalla valle di Canneto. La nostra meta era il rifugio di Forca Resoni, situato a 1952 metri. Noterete durante il percorso il fiume Melfa, caratterizzato da piccole cascate che formano dei caratteristici laghetti. Dopo aver attraversato una foresta di faggi, siamo arrivati alla valle dei Tre Confini. Presa la direzione per Forca Resoni, dopo aver percorso un sentiero abbastanza impegnativo e ripido, siamo arrivati a quota 1952 metri, ammirando il bellissimo panorama che ci proponeva sul versante sud-est la valle di Canneto e a nord-ovest il valico del passaggio dell'Orso e a nord-est il favoloso laghetto di Villetta Barrea con il paese adiacente. Adesso vi presento i protagonisti di questa avventura, che sono io, Citti Antonio, Palombi Piero e Mauro Perfili. Dalla valle di Canneto è tutto, gli inviati speciali della redazione AMP augurano buona visione. Passando con le tende. C'è la credenza con dare le tende. Qua abbiamo, sta prendendo le tende, questo sta prendendo le tende, pare che ci capisce pure, sta prendendo. Qua si può dare le tende, c'è qualche omosessuale pure. Qua ci sta in Zino. Qua sta Maria Andretta che è preoccupatissima. Ciao. Qua sta questa che non me la racconta giusta. Ma tu stiamo qua, non ti dico come si stava da darsi. Non è proprio il caso, proprio oggi. Sì, sì, la tassa dello Stato l'ha mantenuto. Lo Stato sociale l'ha mantenuto. Aspetta, voglio fare l'intervista a questi due ragazzi. Allora ragazzi, ciao. Da dove venite voi? Da Castellini. Da Castellini. Oggi siete passati davanti a casa mia, vi ho pure salutato. La cosa particolare è che ci comunque non da affezionare questa gendaccia qua tutta quanta. Vi piace sto giro così? Tantissimo. Vabbè, voi sapete dove siamo? No. Siamo di Castro dei Vosci, quindi Castellini è abbastanza noto. Ecco, come no. Castro dei Vosci, certo. siamo sociali doc tutti quanti. E siamo usciti, però è forte. È bellissimo. Vabbè, un saluto allora. Ciao. Vanno qua. Vediamo qua che stanno a fa. Vado un sorriso in camera perché questo poi verrà. Ecco così. Wow! Qua stanno pure gli omosessuali. Altro omosessuale. Grazie. Dichiarato, qui c'è una bella signora. Ah, beh. Pensavo che le... E qua c'è il grande presidente a pranzo. Buonasera a tutti. Abbiamo questa serata così fresca, frizzante, dopo il caldo di oggi, ma comunque sono sicuro che domani ci sarà un bel sole e faremo anche una cena meravigliosa. Ok, presidente. Sta arrivando la pioggia. Infatti si vede che arriva la pioggia, come ben vedete. Il posto è incantevole. Si sente già. E ecco qua. Ciao ciao a tutti. Ciao ciao. Ecco l'acqua.
Ecco, da Mauro abbiamo un problema. Albero sulla strada, albero sulla strada. Stood there boldly, sweating in the sun. Felt like a million, felt like number one. The height of summer, I'd never felt that strong. Like a rock. I was 18, didn't have a care. Working for peanuts, not a dime to spare. I was leaning, solid everywhere, like a rock. My hands were steady, my eyes were clear and bright. My walk had purpose, my steps were quick and light.
and I held firm to what I felt was right, like a rock. Giornaletti pornografici, come è possibile che ogni video ci deve stare una battuta di questo? I wonder sometimes where they've gone. And sometimes late at night, ridere, ridere, ridere ancora. Ora la guerra paura non fa, brucia le divise dentro il fuoco la sera, brucia nella gola vino a sazietà, musica di tamburelli fino all'aurora. Il soldato che tutta la notte ballò, vide fra la folla quella nera signora, vide che cercava lui e si spaventò. Salvami, salvami grande sovrano, fammi fuggire, fuggire di qua. Alla parata lei mi stava vicino e mi guardava con malignità. Dategli, dategli un animale, figlio del lampo, degno di un re. Presto, più presto perché possa scappare, dategli la bestia più veloce che c'è. Corri cavallo, corri ti prego, fino a Samarcanda io ti guiderò. Non ti fermare, vola ti prego, corri come il vento che mi salverò. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. Fiumi poi campi poi l'albera viola, bianche le torri che infine toccò. Ma c'era tra la folla quella nera signora, stanco di fuggire la sua testa chinò. Eri tra la gente nella capitale, so che mi guardavi con malignità. Sono scappato in mezzo ai grilli e alle cicale, sono scappato via ma ti ritrovo qua. Soldato, io non ti guardavo con malignità, era solamente uno sguardo stupito. Cosa ci facevi l'altro ieri là? T'aspettavo qui per oggi a Samarcanda, eri lontanissimo due giorni fa. Ho temuto che per ascoltare la banda non facessi in tempo ad arrivare qua. Non è poi così lontano Samarcanda, corri cavallo, corri di là. Ho cantato insieme a te tutta la notte, corri come il vento che ci arriverà.
cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. Qua sopra si vede il laghetto di Villetta Barrea e la cittadina, naturalmente. E adesso dove ci stiamo recando? Adesso ci stiamo recando al santuario Madonna di Canneto. Buonasera, ci troviamo nella valle di Canneto, è il pomeriggio del giorno, che giorno è? Va bene, comunque adesso vi voglio presentare un personaggio che è caratteristico di queste zone. Prego, faccia avanti. Io sono lo scalatore Palumbi, tornato da poco dalla vetta 1950. I miei accompagnatori sono stati i perfili Mauro e Incitti Antonello, detto anche il Somaro. Non per la forza, ma per la debolezza. Quindi dopo questa grande scalata dove stiamo andando adesso? Adesso ci recheremo alla Valle di Canneto. Dici a che fare? Metri 1420, arrivati giù. Quindi in dislivello circa 700 metri? Circa 700 metri. Mazza, che faticata. Come arriveremo giù ci mangeremo pane e marmellata. Pane e marmellata portata da Incitti Antonello. Pane, sassicchia. Tutto per...